Dai, vicino alla Lala, grazie con me. Una parola per passare. Il Teletom. Vedi Teletom. Ecco qua. Poi c'è la bellissima... del nastro, ci dobbiamo godere qualche momento di ballo. Allora, eccoci con le note di Natale. Ma buona così, quindi forse tu. Thank you.
arrivato per Natale da queste splendide farfalle. Allora, è arrivato il momento, io vorrei chiedere anche ai bambini, signori un po' più adulti, restano per favore ancora lì. Bambini, venite qui dietro dove è il sindaco, ci fate da contorno. Piano, 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 non vi fate male, seguite naturalmente. E allora, mi metto in un angolino perché è arrivato il momento di fare il countdown per il taglio del nastro del parco di Natale di Pellezzano. Fatto di magia, fatto per i bambini ma non solo, fatto per il Natale 2022. Siete pronti per il countdown? 10, insieme a me però, 10.
Comportatevi bene. Ma buona data, in diretta, si può restare in diretta, soprattutto a tutti i bambini che mi stanno guardando. Vale. Ma con me non ci sta nessuno. Valentina! Vale! Oh, Michele! Ciao! Siamo un po' cresciute per fare foto. Scusa. Andiamoci per una particolare. Marco. Roberto. Dentro con Babbo Natale. Ah. No. Poi anche la villa. Come si dice, fanno interviste anche con Pellezzano in diretta. Allora sindaco, tutti questi vostri sforzi per allestire questo bellissimo villaggio di Santa Cruz credo che abbia dato i suoi frutti. A voi sindaco. Una bella serata, finalmente inauguriamo il Natale a Pellezzano, dopo due anni di stop legato all'emergenza sanitaria riusciamo finalmente a ritornare con degli eventi in presenza e soprattutto con valorizzando anche la villa comunale con il magico parco di Santa Claus. Ospite d'eccezione Beppe Convertini che questa sera sarà con noi per approfondire quello che sono le peculiarità, la cultura, l'enogastronomia del nostro territorio. Il villaggio resterà allestito dal 12 al 16 dicembre, dalle 16.30 alle 20.30 con spettacoli, intrattenimenti, elfi, farfalle illuminate, tantissimi momenti di intrattenimento soprattutto con Babbo Natale che è qui presente per tutta la settimana e abbiamo dato anche avvio alla grande maratona Teleton che si svolge annualmente a Pellezzano. Grazie. Grazie sindaco, un momento solo. Preparatevi per il secondo mandato, lo dice Donato. Adesso per mostrarvi tutto il villaggio di Santa Claus. Aspetto qui a Pellezzano. Grazie. Vai Morra. Viene a Babbo Natale questa, no? Bellissimo. No. Sei pronto? Sempre con un momento di festa e con anche un momento di solidarietà. Apriamo ufficialmente il Natale a Pellezzano con l'inaugurazione del magico parco di Santa Claus. Per la prima volta abbiamo voluto valorizzare la villa comunale nel centro del comune a Coverchio e anche far partire la grande maratona Teleton con un ospite di eccezione, Beppe Convertini, per parlare anche di cultura, di ambiente, di turismo e valorizzare i prodotti tipici locali ma soprattutto le eccellenze del nostro territorio. Un ritorno agli eventi in presenza dopo due anni di stop. Non lo potevamo fare in modo migliore, abbiamo valorizzato un po' tutte le frazioni cercando di illuminare le piazze andando in controtendenza anche con il momento che stiamo attraversando dei consumi energetici facendo un allestimento sobrio solo delle piazze comunali. Abbiamo puntato molto di più sull'intrattenimento per i piccoli. Se lo sono rapiti ma non ho comunque. Tu che mi andare a questo assieme con lui.
Nicola, ma posso staccare? Chiacchierata. I bambini possono rimanere all'esterno perché c'è l'animazione. Per i bambini c'è un piccolo spettacolo, c'è l'angolo trucco che vedete lì e ci sono anche dei laboratori. Quando questo sta qua, questo
Calma, calma. Posso vedere che la fine è così? Scusate. Segue a Babbo Natale. Allora, buonasera, grazie intanto di essere qui. Vi avevo anche sopportato un po' una delle prime serate fredde, perché insomma è bello di abitare in questi posti e che poi ci riusciamo a godere anche degli inverni che sono assolutamente godibili. Quindi si sta bene al caldo, ma è un'occasione assolutamente unica, anche con chi gira l'Italia, che conosce tante realtà, che cosa significa fare anche turismo attraverso l'enogastronomia. Insomma, è un'occasione unica per questo territorio. In primis, io vorrei che il saluto lo dia il padrone di casa, il sindaco Francesco Buono.
Buonasera a tutti, grazie Silvia per questo momento di presentazione. Noi questa sera abbiamo aperto ufficialmente gli eventi legati al Natale a Pellezzano. Tra l'altro erano 2 anni che questo centro, tra l'altro, era interessato da un centro vaccinale. Finalmente ritorniamo ad utilizzarlo per momenti di aggregazione, momenti sociali, ma soprattutto a rivivere anche in presenza quelli che sono un po' tutti gli eventi legati al Natale. È un periodo ancora che viviamo difficile, complicato, anche per tutte le emergenze che stiamo ancora vivendo, il conflitto internazionale, però ci andava di regalare un momento importante, soprattutto ai più piccoli del nostro territorio. Con sobrietà, noi quest'anno, anche per quanto riguarda le installazioni luminose, abbiamo preferito fare un allestimento sobrio solo nelle piazze principali delle 5 frazioni del comune di Pellezzano, anche andando un po' incontro a quello che è il caro energia attualmente, ma soprattutto puntare più sui momenti di intrattenimento con momenti di aggregazione come quelli di questa sera. Ti diamo ufficialmente un benvenuto a Pellezzano, a Beppe Convertiti, ti facciamo un applauso. E volevo ringraziare Roberto Vaggio, che ormai è partner storico del comune di Pellezzano per quanto riguarda diversi eventi che abbiamo avuto sul nostro territorio. Basti ricordare l'anno scorso una grande serata di gala con il maestro Giuseppe Tornatore, che è unica in Campania, e abbiamo anche quello spazio importante che è a Capezzano, il teatro Cinema Charlot, che abbiamo valorizzato, ma tantissimi artisti sono passati per Pellezzano in questi anni di amministrazione comunale, dove in maniera particolare stiamo cercando di fare del marketing del territorio per far conoscere Pellezzano, che non solo è un comune che fa da cerniera alla città di Salerno, noi siamo a pochi chilometri dalla città di Salerno, ma che ha una propria storia, comune che durante la pandemia ha compiuto 200 anni della Costituzione. Questa sera abbiamo voluto, tra l'altro, grazie all'impegno delle aziende del territorio ma anche delle associazioni, realizzare anche un piccolo allestimento di prodotti tipici locali dell'enogastronomia del nostro territorio. C'è la sagra simbolo del comune di Pellezzano, della sagra del Suscello, rappresentata dall'associazione Sagra del Suscello, che con il presidente e tutti i soci che sono questa sera presenti. Si svolge nel periodo di agosto, che attrae tantissimi turisti sul nostro territorio. Abbiamo Piazza, Carte Sante tra i partner, il convivio, il presidio sullo food che viene fatto ormai mensilmente, è un appuntamento consolidato nel comune di Pellezzano e che raccoglie un po' tutti i residenti anche nella città di Salerno, che è proprio alle porte. Un ringraziamento particolare ai volontari di protezione civile, alla polizia municipale e per il servizio d'ordine. Logicamente parlare di cultura è qualcosa per me importante, tra l'altro da consigliere provinciale con delega alla cultura e la valorizzazione dei beni culturali della provincia di Salerno. La provincia ha un patrimonio culturale molto importante, soprattutto nella città di Salerno, e stiamo cercando di valorizzare sempre di più. Parlare di cultura ambiente, tra l'altro presente un po' tutta la giunta e il consiglio comunale questa sera, anche per quanto riguarda la raccolta differenziata, siamo un comune che quest'anno abbiamo raggiunto la soglia dell'80% di raccolta differenziata, quindi stiamo lavorando bene anche per quanto riguarda l'ambiente, stiamo cercando di stimolare un po' gli enti locali su tematiche importanti che riguardano a tante situazioni ambientali del nostro territorio. C'è una programmazione molto importante che va non solo su quelli che possono essere gli eventi culturali, ma soprattutto l'ambiente, il turismo e cercare di fare marketing territoriale attraendo sul nostro territorio. Pellezzano è stato premiato come eccellenza italiana, al premio abbiamo ricevuto la candidatura insieme a Roberto Vargiu durante il Festival del Cinema, tra il Festival di Sanremo, siamo stati presenti al Festival del Cinema di Venezia, proprio portando l'esempio del Cinema Teatro Charlot, dove tra l'altro è uno dei pochi teatri del Sud Italia che ha ricevuto il finanziamento per realizzare un cinema teatro sostenibile sul nostro territorio attraverso i fondi PNR. Quindi stiamo cercando di dare un impulso soprattutto a quelli che possono essere i momenti culturali. Quindi grazie a tutti, spero che anche per i cittadini sia l'occasione per vivere pienamente queste festività natalizie e che Beppe Convertiti porti linea verde a Pellezzano. Scena glielo facciamo spiegare, no? Poi dopo ci sarà sicuramente chi sarà
in grado di spiegare bene la storia antichissima tra l'altro di Ciuscino. Avete sentito dal sindaco, voi che siete cittadini di Pellezzano, e magari c'è anche qualcuno che arriva dai dintorni, quante cose si fanno in questo comune? Allora, il rischio maggiore dei comuni di media entità o di piccola entità è che diventino dei luoghi dormitorio, soprattutto se sono molto vicini al capoluogo, come in questo caso, no? Siamo 4-5 km praticamente, anzi una frazione è collegata assolutamente alla città di Salerno. La capacità dell'amministrazione comunale, dell'attuale amministrazione comunale, è stata quella di creare un'attività di grande entusiasmo, partendo proprio dall'entusiasmo. Perché? Perché si possa fare quello che normalmente si fa nel capoluogo, si possa fare anche in un comune di media o di piccola entità. Francesco, con la sua giunta, con il consiglio comunale, ha saputo dimostrare che lo si può fare partendo anche dalle tradizioni. Naturalmente parliamo della strada dello Ciuscino, ma non solo, anche quei prodotti che forse solo chi è nato e cresciuto a Pellezzano conosce, sa come trattarli, sa come amarli, sa come trasformarli. E una vetrina importante, come per esempio quella che c'è stata al Festival del Cinema a Venezia, è sicuramente una strada importante anche per i vostri figli, per i vostri nipoti, per coloro che rimarranno qui. Io con il professore Vaggio vorrei proprio parlare anche di questo, cioè mi piacerebbe anche capire questa bellissima sinergia fatta intanto con il suo, diciamo, la sua creatura, definiamola così, ma anche l'università, l'Università degli Studi di Salerno, che ha puntato, anche perché è l'Università degli Studi di Salerno, ma i due atenei sono i due comuni medio piccoli, e ha ramificazioni ovviamente di interesse proprio in questa bellissima variante. Professore. Sarò breve perché poi lasciamo la parola a Beppe. Dunque, questa è una collaborazione nata circa 2 anni fa con il sindaco Moro, con Francesco. Non nascondere, lo dico spesso dove vado in giro, che veramente abbiamo trovato una realtà incredibile, sia dal punto di vista di attenzione alla cultura da parte delle amministrazioni. Lo dicevo prima anche a Beppe, raccontando un po', insomma, tutti gli artisti che sono venuti qua in 2 anni. Non è una cosa semplicissima. Innanzitutto ci vuole una grande volontà di impostare un discorso che non è semplice da parte molte volte dei sindaci, che magari sono attenti soltanto ad alcune cose, quindi cultura, turismo e marketing sono fondamentali, soprattutto in un momento come questo. E con lui ci siamo subito trovati, qualche volta ci siamo arrabbiati sulle scelte, sulle cose, ma fa parte un pochettino del gioco, ovviamente, su queste cose qua. Ma siamo arrivati a questo punto, dopo 2 anni, di aver creato veramente una bella creatura culturale a Pellezzano. Può darsi che a giugno prossimo vedrete qualcosa di veramente di nuovo anche a Pellezzano da questo punto di vista. E la cosa bella è che portare un blocco di cultura, ecco, lo diamo così, in alcuni paesi che sono piccoli, apparentemente piccoli, e che potrebbero subire anche l'influenza della città più grande che ha pochi chilometri, poteva essere anche una cosa un po' bell'Italia e passare inosservata. Invece tutte queste attività che abbiamo avuto in questi 2 anni, con le migliaia di persone che ci hanno raggiunto in tutti gli eventi che abbiamo fatto, il sindaco parlava prima di Tornatore, ma ricordo la bellissima serata con Michele Placio, con Scamarcio, con Federico Buffa, in estate con Francesco Montanari, con tanti amici, con Simone Montedoro. Veramente abbiamo capito che insomma è un territorio molto bello che è attento alla cultura, non è una cosa scontata. Portare un artista in un luogo non è che è detto che ci deve essere la gente in automatico. E quindi insomma quello che abbiamo creato è stato effettivamente una bella occasione di sviluppo del territorio, c'è anche un ritorno a livello territoriale, per questo è innegabile in tante situazioni. E chiudiamo quest'anno con un artista, come ti potresti definire? Allora, Beppe Cupertini, innanzitutto il dottor Beppe Cupertini, dottore in economia e commercio, la prima domanda che io gli chiederei, poi questa famosa laurea che sta là, come è stata vissuta invece poi all'interno della famiglia, da te stesso, nel momento in cui poi sei esploso come attore prima, poi come conduttore e tante altre cose. Quindi adesso do la parola a lui, lo facciamo andare un attimo avanti lui, oppure vuoi partire? No, io volevo fare.
Allora, facciamo una cosa, facciamo prima fare un'introduzione e poi passiamo al suo cielo. Beppe. Vabbè, poi insomma per la tua, il tuo lavoro a linea verde, insomma, da polarizzerai anche questa cosa qua particolare che esiste qua. Beppe, però la domanda era questa, poi un artista come te, insomma, che nasce anche da altro, perché obiettivamente immagino anche in casa, insomma, quando hai preso laurea in economia e commercio, insomma, erano tutti contenti per il dottor Convertini. E poi che è successo nella tua carriera? Buonasera a tutti, molto felice di essere qui con voi, anche perché stavo guardando prima di venire qua che avete dei posti bellissimi da visitare, che io non sono riuscito perché sono arrivato tardi, però ho visto delle bellissime chiese davvero che mi piacerebbe visitare. E soprattutto mi piacerebbe assaggiare le vostre eccellenze, proprio anche il ciuscello, perché sarà da assaggiare, no? Poi ci spiegherà bene il contenuto. E grazie intanto dell'accoglienza. Insomma, inaugurare il villaggio di Babbo Natale è stato davvero speciale, perché si torna bambini e non si finisce mai, no? di avere dentro di noi quell'eterno fanciullino che ci fa emozionare, perché vedere i bambini, gli occhi dei bambini che brillano, vedere i bambini che esprimono quei desideri a Babbo Natale ci fa veramente tornare piccoli, anche noi l'abbiamo fatto da bambini, ed è anche quel momento magico, il Natale per me fondamentale, che io trascorro sempre da quando sono nato con mia madre e con la mia famiglia, perché non c'è Natale che si possa chiamare tale se non sei in famiglia. E quindi mi sono molto emozionato a inaugurare con Francesco e con tutti voi questo villaggio, perché davvero il Natale è una festa speciale, una festa che ci fa riunire tutti e fa stare assieme quando magari durante tutto il resto dell'anno sei in giro per l'Italia, come faccio io in questo caso con Linea Verde, come sapete la domenica a mezzogiorno. Però è stato bello perché poi ho visto i bambini entusiasti, quindi è bello festeggiare il Natale. Diceva appunto Francesco che ha illuminato le frazioni e il centro del paese. È vero, c'è una crisi energetica serissima dovuta a una guerra drammatica che ha mietuto e sta continuando a mietere centinaia di migliaia di vittime, sia dalla parte russa che da quella ucraina. Però il Natale ha bisogno delle luci, oltre no, dei riti religiosi. Quindi voi che siete un comune ecosostenibile, fate la raccolta differenziale, è una cosa apprezzatissima, l'80% mi sembra quasi un record, perché non è così facile. E poi appunto le luci di Natale possono essere anche illuminate con i pannelli solari, quindi questo è un elemento per non consumare, oppure si può anche trovare delle aziende che possono magari sponsorizzare un albero di Natale. Trovo che tutte queste formule possono aiutare a festeggiare il Natale, a vedere un Natale pieno di luci. Io studiavo economia e commercio, insomma, quando sono andato a studiare economia e commercio, tornando alla tua domanda, a Torino, in verità avevo perso papà da poco, ero appena diplomato, anzi non ancora ero diplomato perché l'ho perso a maggio del 90, e quindi ho scelto di andare a studiare a Torino e è stata una scelta molto dura perché comunque dovevo lasciare la mia famiglia e da lontano cercare di aiutare, no? Mamma, sorelle, però continuare col mio sogno di andare all'università e studiare. E più che tutto quello che è venuto dopo è stata la scelta molto, molto difficile, perché quando perdi papà perdi non solo la figura più importante, una delle due figure più importanti nella vita di un ragazzo, di una ragazza, ma perdi anche una guida e perdi anche diciamo quella sicurezza un po' che il papà, come del resto ormai oggi le mamme che sono lavoratrici quanto il papà, ti danno, e quindi una guida anche economica. Ed è stato difficile, sai, scegliere di andare a Torino, dove ho fatto chiaramente domanda per avere una borsa di studio, per entrare in un collegio, e sono riuscito ad averla. Però tutto quello che sono i sacrifici che si fanno nella vita poi un po' vengono ripagati in qualche maniera, e quindi sono contento perché mia madre mi ha appoggiato in tutte le cose che ho fatto, ora non è che voglio raccontarvi di me, però insomma ha tirato fuori questa
cosa legata agli studi. Il senso di quello che sto dicendo sta nel fatto che ogni vita è fatta di tanti bei momenti, di momenti tanto difficili, è fatta di sacrifici, è fatta di lotte, di tanto lavoro, però poi grazie a tutto questo si riesce a fare quello che ci piace fare, o perlomeno ci si prova, no? E quando ci riesci sei molto soddisfatto, perché dopo tanto sacrificio, lavoro, impegno, sei riuscito a fare quello che fai. Io con Linea Verde davvero sono molto fortunato, perché viaggio in tutta l'Italia e conosco davvero i posti più belli al mondo, perché l'Italia è il posto più bello al mondo. E poi soprattutto ho la fortuna di assaggiare le cose più buone al mondo, perché la cucina italiana è la più variegata, la più gustosa, e incontro le persone più speciali al mondo, perché nella provincia italiana incontri le persone più generose, grandi lavoratori che ci mettono il cuore, ci mettono l'amore, ci mettono proprio tutto quello che sono i valori di una volta, e quindi andare a scoprire l'autenticità della provincia ti aiuta a rivivere quei momenti della mia infanzia, della mia fanciullezza a Tantina Franca, quindi io sono della provincia di Taranto, quindi pugliese, e quando vado nella provincia italiana dal nord a sud, oggi sono qui da voi a Pellezzano, domani sarò a Cuneo, che è in Piemonte, no? E quindi in ogni angolo della provincia italiana scopri proprio la bellezza, non solo artistica, storica, culturale, paesaggistica, ma la bellezza dell'umanità, che è davvero speciale. Ecco, un valore in più di quello che è l'Italia, il posto più bello del mondo, che è dove si mangia meglio al mondo, dove si beve meglio al mondo, dove ci sono tutte le tradizioni, costumi, usi, i dialetti, ogni angolo ha un dialetto, quindi c'è veramente tutto e di più. La cosa che la rende ancora più speciale alla nostra Italia sono gli italiani, che sono davvero unici. Allora, chi è pronto per... chi vuole venire? Presidente. Allora, Peppe, se mi permetti, mi vesto da Peppe Copertino e vado a fare io. Guardo, aspettandoti poi qui ovviamente, a Linea Verde. Allora, Presidente, ci spiega. Presidente, come si chiama prima di tutto? Antonio Giliberti. Allora, Presidente Antonio Giliberti, intanto che edizione siamo della sala? Della 33esima edizione. 33esima. Allora, noi l'abbiamo visto all'esterno, questo pane così particolare, no? Che sembra anche esotico, sembra arrivare da mondi arabi, no? Sembra quel pane, e invece è tutto nostro. Perché non nasce che quando si faceva il pane in casa, per trovare il sole, se era l'altro, giustamente si trovava un pezzo di pasta, e quindi l'altro l'abbiamo buttato avanti. Spiegava la pasta, insomma la si stendeva, il forno è giustamente in Colombia, in antico tempo si metteva su il sugno e mezzo, non c'era il cioccolato, non c'era il pesce, si motiva e per i bambini. E i bambini sugno e mezzo, sono cresciuti bene i bambini, sono cresciuti benissimo i bambini. E quindi veniva utilizzato, è anche un modo per non sprecare il pasto del pane, secondo me, no? Oggi c'è la versione più moderna, esattamente. Allora, noi la 33 anni portiamo questa bellissima cosa avanti, va? Sì. I nostri anni qui, giustamente, e come altro fare assolutamente sanissimo, non c'è niente di più sano. Niente di più sano. Poi è una sagra che è tutta vista dall'impasto a chi se lo mangia, è tutta aperta. Quelli che se lo mangiano sono contentissimi, secondo me. Quelli che impastano verso il proprio. Per arrivare a 33 anni, vuol dire che qualcosa di. È una tradizione che vi siete portati avanti da padre e figlio, immagino, no? Cioè, per tutta la vita, no? Sì, 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 sì,
signor Pugliano l'ha buttato avanti in un decennio. Sì, un partito molto rosa. C'è un nome particolare di chi fa questo pane? Un scellato. Adesso mi sto mentendo. Avevo ragione. Il scellato siamo un bel gruppo di persone, stiamo quasi sempre insieme e portiamo questa meravigliosa cosa avanti. E nel nostro comune, praticamente, pensando a tutti, bene tanta gente, e la specialmente quest'anno è stata una bellissima lezione. Mancava dopo qualche anno, no? Per la pandemia, insieme. Due anni. E questo è normale. Grazie Presidente, e grazie a tutti a voi per portare avanti questa bellissima relazione. Anche perché la cosa bella appunto della nostra Italia è che a volte il cibo più bello arriva o da errori, come molti dolci, no? O da errori per fare la caprese, qualcuno si dimenticò la farina, adesso ne teniamo la caprese, oppure da cose del genere, cioè si prova qualcosa e adesso è diventato insomma un piatto tipico di questo territorio. Grazie Presidente, lui ce l'ha raccontato a modo suo, ci piace molto. Il cibo più buono in assoluto è il cibo da tradizione povera italiana, che davvero questo sicuramente è un piatto povero come la frisa da noi con i pomodori, l'olio, l'origano, e una volta era il pane raffermo che praticamente veniva messo nell'acqua e se eri fortunato c'avevi l'olio, se eri fortunato c'avevi il pomodoro, ma magari non eri così fortunato. Però tutto quello che sono i piatti della tradizione povera, io me ne rendo conto veramente girando, e anche voi perché siete tutti dei buon gustai sicuramente, non so, ma c'è questa sorta di rivalutazione proprio di quello che sono i cibi poveri, no? Che sono semplici, fatti di ingredienti davvero genuini a metro zero, però sono gustosissimi. E poi i grandi chef ora rielaborano facendo delle ricette, però poi in verità quando vai a casa del presidente, no? Sua moglie sicuramente cucinerà questa qualcosa di davvero delizioso, di davvero tipico e unico. Allora, Vincenzo, volevamo ringraziarlo perché abbiamo notato un allestimento veramente molto accattivante. Bravo, grazie. Vincenzo Arcano, grazie. Allora, il sindaco giustamente aveva l'elenco di tutti gli ospiti che insomma, sì, per ringraziare anche tra l'altro il professor Vaggiolo, che sono stati ospiti di Pellezzano, da Federico Buffa, Nicolò Agliardi, Filippo Nigro, Enrico Vanzina, Paolo Genovese, Federico Palmaroli, che conosce, insomma conosce. Sì, Alessio Boni, Michele Placido, Riccardo Scamarcio, Manetti Bros, Giuseppe Tornatore, Simone Montedoro, Matteo Paolillo, poi Francesco Montanari, sì, Francesco Montanari, Maria Pia Calzone, Enzo De Caro, Antonio Dorato e Beppe Convertini. L'obiettivo nostro in questa sera era proprio questo, quello di concludere diciamo con Beppe Convertini in questo anno del 2022, cercare di valorizzare quelle che sono le eccellenze del nostro territorio e quello che ci ha contraddistinto in questi anni, anche il percorso fatto con di Live Media è sicuramente un percorso che era difficile e complicato portare tanti artisti. Noi l'abbiamo fatto veramente con delle spese minime attraverso tra l'altro sponsor privato, non abbiamo mai gravato su quelle che erano le tasse comunali, che era complicato poter investire sulla cultura, invece ci siamo inventati attraverso diverse collaborazioni che abbiamo avuto in questi anni gli strumenti finanziari per poter dare un piccolo segnale al nostro territorio. Era una sfida che abbiamo vinto e sicuramente da parte nostra, da parte c'è la voglia a voler programmare sempre di più altre attività che portano, come dicevo prima, Pellezzano diciamo, a farlo conoscere come territorio. Non abbiamo ambizioni altissime, ma lo vogliamo far conoscere per quello che possiamo offrire. L'associazione Sacro Cuscino è un esempio
abbiamo tantissime eccellenze del nostro territorio, ma anche tanti personaggi giusti a Pellezzano. Noi abbiamo avuto Matteo Angelo Gatti, che è nato a Coperchi, è stato il primo presidente del Parlamento preunitario, e l'anno scorso il presidente della Camera ha voluto mettere il ritratto di Matteo Angelo Gatti in apertura della Galleria dei Presidenti alla Camera, e siamo stati presenti, ci ha fatto dono del ritratto di Matteo Angelo Gatti che teniamo in aula consigliare. E a Mario, come consigliere della Regione del Piano, i genitori sono nati a Pellezzano, sia la mamma che il papà sono nati a Pellezzano capoluogo. Madre Maria Pianotari, venerabile, tra l'altro settimana scorsa siamo stati a San Gregorio Armeno a Napoli, dove il convento di San Gregorio Armeno è gestito da un secolo ormai dalle suore crocifisse delle radici dell'Eucaristia di Capiglia, dove la fondatrice è nata a Capiglia nel nostro comune. Ugo Marano, un altro personaggio illustre del nostro territorio, legato anche all'arte contemporanea, Mattia Forte, ma tantissimi, veramente Federico Vender, con i primi insediamenti industriali nella Valle dell'Irno, delle cotoniere, con la lavorazione, che poi anche il termine pellezzano viene un po' dalla lavorazione della lana, da quelle che erano le antiche filande, ma soprattutto per Pellezzano aveva una grande forza, che era quella della presenza del fiume Irno, e quindi veniva usata la forza motrice del fiume e dell'acqua, soprattutto anche per la lavorazione dei tessuti. Quindi c'è una storia molto importante, molto bella, ci è piaciuta raccontarla anche prima di questo periodo natalizio, attraverso anche la voce di Peppe Convertini. Ieri sera abbiamo avuto un fuori programma, non era aperto al pubblico, però abbiamo avuto la visita di Alessandra Amoroso a Pellezzano, tra l'altro noi abbiamo un'impiantistica sportiva molto importante che va da un palazzetto dello sport a quelli che sono i campi, ma anche le palestre del nostro territorio. Ho visto presente anche la dirigente scolastica prima di Pellezzano, quindi è stato anche quello un bel momento di ieri sera di valorizzazione del nostro territorio, anche delle aziende del nostro territorio che fanno impresa ma cercando di valorizzare i nostri prodotti tipici locali. Quindi grazie, e spero che in questi giorni avremo ancora modo di partecipare alle attività che abbiamo programmato. Prima di chiudere, soltanto un ultimo pensiero da parte di Beppe. Tu oramai hai girato l'Italia, la continui a rigirare, ogni volta scopri sempre quelle delle belle cose, adesso hai scoperto anche questo particolare suscetto. Che cosa consiglieresti alle realtà territoriali, alle amministrazioni, alle associazioni che lavorano e che tendono di promuovere sempre più i loro prodotti? Perché, come dire, certe volte rimangono nel loro alveo un pochettino e non esce fuori in un modo determinato, soprattutto certe volte anche al sud e dalle parti nostre. Sono più bravi a vendersi tante cose, noi abbiamo tante belle primizie, però certe volte siamo un po' più recalcitranti. Che consiglio daresti da uomo del sud? Io credo che quello che stiamo voi facendo, avete fatto un elenco appunto di grandissimi artisti che sono stati presenti qua, sia davvero molto utile, non solo per una questione culturale, perché chiaramente avete citato dei nomi straordinari del mondo del cinema, del giornalismo, ed è importantissimo chiaramente avere un confronto con persone che ce l'hanno fatta nel loro settore, soprattutto in un ambito così speciale come può essere il cinema, come può essere la TV, il giornalismo. E quindi racconto di ogni singola persona, oltre che la conoscenza, no? La voglia di conoscere da vicino un artista, è sicuramente un'emozione. Ma al di là di quello, credo che sia un modo anche per far raccontare a quell'artista, ma non solo con i mezzi attuali, appunto Facebook, Instagram e via dicendo, ma far raccontare da quell'artista a tutti coloro che incontrerà la bellezza di un luogo, no? Come quello dove sono io oggi, perché io non conoscevo Pellezzano, invece stasera lo conosco. Ed è curiosito, sono andato a vedere appunto alcuni posti interessanti, no? Alcuni luoghi da visitare, ce ne sono davvero tanti. Bisogna sicuramente, la cosa più importante secondo me è che quando arriva qualsiasi turista deve essere considerato come se fosse uno di famiglia, perché molto spesso il turista, tornando a casa, se ha avuto quella forza di essere, se ha avuto quella fortuna di essere accolto come si deve, tornerà a casa e racconterà della bellezza del luogo, racconterà delle bontà che ha
assaggiato, ma soprattutto racconterà che è stato ben accolto. E credo che sia la cosa più importante, non il passaparola, credo che sia la cosa che funzioni di più. Poi chiaramente il sindaco con te ha organizzato tantissimi incontri e sono molto belli, molto importanti, perché comunque portano questo meraviglioso paese al di là dei confini, no? Al di là di quello che sono i confini comunali, provinciali, ed è molto molto importante, perché poi bisogna far arrivare qua la gente, bisogna far assaggiare le vostre come dire, eccellenze e farli ritornare ancora. E per fare questo gli incontri culturali sono molto importanti, ma anche diciamo, far raccontare proprio a chi viene da fuori, a quando torna a casa, che è un posto dove appunto c'è, è un paese ecosostenibile, un paese che si occupa dell'ambiente, è un paese dove si mangia bene, è un paese dove ci sono persone veramente che ti fanno sentire a casa, ti fanno sentire in famiglia. Credo che quello sia l'elemento primario. E poi tutte le eccellenze bisogna farle assaggiare, no? Bisogna fare in modo che si porti appunto il verbo. La cucina oggi funziona tantissimo, ecco, questo tipo di turismo che viene fatto negli agriturismi, ma non solo, ecco, il turismo legato all'enogastronomia è fondamentale oggi. Assaggiare un buon piatto, bevendo un buon vino, andando magari a vedere un monumento, una chiesa, credo che sia un bel connubio, e qui bisogna spingere molto su questo. E non è così semplice, perché poi in Italia ogni singolo borgo è una bellezza da scoprire. Quindi è stato molto bravo il sindaco, con la tua collaborazione, a portare qui persone che rendono questo posto ancora più sulla cresta dell'onda, perché poi ci sono tanti comuni, ma non tutti hanno queste programmazioni, quindi è bello che si faccia cultura in ogni angolo dell'Italia, e il fatto che siano venuti proprio qui ha fatto parlare di Pellezzano. Quindi Pellezzano cresce, Pellezzano penso che diventerà uno dei luoghi turistici più apprezzati. Quindi mi spero davvero che non ci abbia. Io ne sarei davvero felice, allora, decido io, ne sarei super felice. Io sono sempre molto felice di raccontare l'Italia e di poterla promuovere, quindi ne sarei molto felice. Intanto vi ringrazio per l'accoglienza, buon Natale, buon fine, buon inizio anno, insomma vi auguro soprattutto serenità, amore e tanta salute. Naturalmente noi ringraziamo anche chi ha permesso tutto questo, cioè a Cartesar, Camera di Commercio, Agostino, e vorrei ricordarvi che il parco è aperto per questa settimana a partire dalle 16:30, insomma vivetelo con i vostri bambini, con i vostri nipoti, con i vostri fratelli. Dopo due anni vivetelo, non fa niente se magari piove, fa freddo, non importa, vivetelo, perché è bellissimo stare insieme. Grazie.